Triste è l'uomo che ama le cose solo quando si allontanano. Baolian, libro dei pensieri Baol, primo volume, pagina 1240 e 1242. Se i tempi non chiedono la tua parte migliore, inventa altri tempi. Baolian, libro secondo volume, 16 e 17. Il tema di oggi è: ho sognato la casa dove sono nato e mi sono svegliato nella casa dove sono nato. Oppure, Edgar Allan Poe era un grande scrittore, ma eccelleva anche nella corsa ad ostacoli. Quale importanza ha la cura del fisico per un buon mago Baol? Oppure, trasformate il foglio protocollo in un taglio di stoffa Oxford per camicia, 2 metri per 2, e fatene dono al vostro insegnante. Finita la dettatura, il maestro si rilassò sulla sedia. Gli allievi e le allieve del corso di magia Baol sospirarono e si concessero una pausa di riflessione prima di iniziare lo svolgimento. Alcuni rosicchiavano la penna, altri le unghie, altri dilapidarono all'istante tutto il patrimonio di merenda che avrebbero consentito loro un sereno intervallo. Solo il pennino del primo della classe cigolava implacabilmente. Era primavera e il giardino del tempio era fiorito. Fiocchi di polline entravano dalla finestra, facendo intonare starnuti ai più delicati. Gli uccellini cantavano Sibunei, il sole scaldava il mondo. In un giorno come quello non era facile stare inchiodati a un banco di scuola, sia pure una scuola prestigiosa come il Tempio Baol. Perciò l'allievo Bed, mentre tutti iniziavano a scrivere, guardava fuori dalla finestra un ciliegio fiorito. Ah, sarebbe bello essere su uno di quei rami, pensò. E dato che già al terzo anno era del corso, si ritrovò sul ramo insieme al maestro. Non mi risulta che lei abbia chiesto il permesso di uscire, allievo Bed, disse il maestro. Chiedo scusa, arrossì Bed tra i bianchi fiori, ma è una così bella giornata. Poco male, disse il maestro, eseguendo alcuni volteggi e appinocchietto intorno al ramo. C'è tempo per il tema. Ma da qualche giorno ti vedo distratto, allievo Bed. Cosa c'è? Sei preoccupato per il futuro delle foche? Sei innamorato dell'allieva O'Connor? Ti capisco, anch'io ne vado pazzo. Vuoi cambiare studi? Pensi che il mondo stia per finire congelato oppure fritto? Niente di tutto questo, rispose Bed. Per la verità, non riesco a togliermi dalla testa le sue parole di qualche giorno fa. Ricordate che nella vita di ogni Baol c'è un segreto e lo conoscerete solo quando sarete vecchi. Sì, ho detto proprio così. Questo segreto mi turba, maestro. Non può essermi rivelato prima che io sia vecchio? No. Se vuoi, però, posso farti diventare vecchio subito. Oh no, maestro! Allora corri a fare il tuo tema, disse il maestro, e salì verso i rami più alti a rimpinzarsi di ciliegie. Le ciliegie in aprile erano un tipico trucco Baol. Qualche anno dopo, il ragazzo Bed ottenne il diploma Baol con 36 trentesimi e lasciò la scuola portando con sé molti ricordi e una foto della sua classe. Uscendo dal tempio dove aveva tanto studiato ed erano passati tanti giovani anni della sua vita, si sentì vecchio. Maestro, gridò nel vento, è ora che io conosca il segreto. No, fila a divertirti, rispose una voce lontana. Il ragazzo aspettò un momento con gli occhi chiusi, poi salì sull'autobus che portava in pochi minuti in città verso una nuova vita. Capitolo primo, in cui uno strano personaggio si aggira nella città per niente contento dei tempi in cui gli tocca vivere.
E ai lati della fiumana di persone che camminavano sotto il portico vi erano decine e decine di venditori e mendicanti. Questi ultimi, accovacciati in pose dolorose, con piedi storti e schiene curve, fingendo di dormire, abbracciati a cani e bambini, tenevano davanti a sé cartelli con le scritte affamato, reduce, cieco, profugo, disoccupato, non mangio da 3 giorni, gravemente ammalato, sordo muto. E in mezzo alla fiumana di persone io vidi avanzare un uomo dal nobile portamento, con un gabardine grigia e un cappello di feltro. Egli scostava con disprezzo i mendicanti dalla sua strada. Camminava guardando dritto davanti a sé e portava al collo un cartello con una scritta: insensibile dalla nascita. Di questi tempi è così difficile divertirsi un po'. Il 16 giugno 1991, città di T. È una tranquilla notte di regime. Le guerre sono tutte lontane. Oggi ci sono stati soltanto 7 omicidi, 3 per sbaglio di persona. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma. C'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti. Ognuno la porta via all'altro. Così dice un predicatore all'angolo della strada, uno dall'aria mite, di quelli che poi si ammazzano insieme a 200 discepoli. Ce n'è parecchi in città, dai difensori dei diritti dei piccioni alla Liga Artica. Siamo una democrazia. Ogni tanto, sul marciapiede, si inciampa in qualcuno con le mani legate dietro la schiena. Forse la polizia lo ha dimenticato la notte prima. Ho guardato in alto, oltre le insegne illuminate e obliqua, su un grattacielo c'era la luna. E le ho detto: cosa ci fa una ragazza come te in un posto come questo? Poi mi sono fermato all'angolo tra Dulcea e Tang Rog, nel quartiere gastronomico. Passava di tutto. Un tombarolo mi ha offerto 2 giacche firmate appena prese ai cadaveri, garantite e disinfettate. Non gli ho dato retta, preso com'ero, da un'interessante visione. Davanti a un ristorante di Dulcea c'era una grande piastra ammazza insetti a 6.000 volt. Ogni moscerino o farfallone che ci sbatte contro crepa con un brivido elettrico. Mi è venuto da pensare che nessuna morte ormai fa più rumore di questa. Milioni di moscerini, una fiammata e amen. Se hai la fortuna di nascere farfallone, forse si accorgono dei 3 secondi in cui stanno morendo. Riflessioni così profonde mi fanno venire appetito, perciò ho deciso di entrare in quel ristorante, un ristorante di lusso, di quelli dove si succhiano gamberoni con sottofondo d'archi, non so se mi spiego. Tutto marmo, velluto rosa, specchi e candeline. Sembrava la garçonnière di uno yacht arabo. Il maître mi ha esaminato con metresco disprezzo. Ho fatto finta di niente. Che pesce avete? Ho chiesto. Tutto quello che vuole, ha risposto freddamente. Allora mi porti un piatto misto di mullidi, sgombero moridi, astici, aragne, aspitriglie, valencinielli, caranghi, cozze, castagnole, caviglioni, maranzane, mazzancolle, moscardini, bocche di bue, scrappioni, lote, suri, zerri, zurli, boghe, salpe, costardelle, donzelle, nigricepi, merlani, occhialoni, sparlotti, gatti ruggine, passasassi, succiascogli, spigole ermafrodite, cernie alessandrine, lofe buggeate, palinuri elefanti e ostracodermi estinti. Mi hanno cacciato fuori. Di questi tempi è duro fare gli spiritosi, se non si è miliardari. Vabbè. Non importa. Nella mia filosofia l'importante è divertirsi. Sapete, io sono un mago Baol. Quando sono proprio giù di morale, vado in un bar che si chiama Apocalipso.
È un bar polisemico transdiversale interclassista. Fino a mezzanotte ci vanno quelli che dopo vanno in un altro posto. Dopo mezzanotte ci vanno quelli che non hanno un altro posto dove andare. Dopo le 4 ci vanno quelli che non sanno nemmeno più in che posto sono. Il barista si chiama Galles perché ha preso tante bottigliate in faccia che è tutto ridotto a quadri e losanghe. Lo potrebbero usare come bersaglio per le freccette, anzi, qualche volta lo fanno. La sua specialità sono i cocktail. Mette insieme dei ceffi di liquori e ne fa un ottimo equipaggio. I suoi cocktail leggendari sono Anagrafe, Rappresaglia e me ne dai un altro. Anagrafe è così detto perché se ne bevi più di due, dopo devi andare all'anagrafe per sapere chi sei. Rappresaglia sono 20 parti di grappa italiana per una di grappa tedesca. Poi c'è il me ne dai un al, favoloso. Dopo averlo bevuto ti viene sempre voglia di fare il bis. Allora chiedi appunto me ne dà un al, ma nessuno ha mai finito la frase, si schianta a terra prima. Quando arrivo io c'è un'allegra brigata di gerarchetti e clarette che stanno per andare a una qualche premiere. I gerarchetti sono clarcopodi, fumano sigarigli snelli e hanno giacche con spallone anabolizzate. Le clarette hanno pantaloni di già guardami e trigraffierei, aderenti ma aderenti che quando si siedono uno si aspetta che suoni l'allarme. Stanno lì ridendo in posa, come un set di spot di Brute. I gerarchetti parlano dell'argomento del giorno che sta per scadere a mezzanotte. Le clarette pispillano della nuova divisa della polizia disegnata da Jean-Paul Charrier, col basco stile rapper e un mitra mignon molto sexy, color muschio. Dalla strada arrivano duelli di clacson e sirene della polizia, l'orchestra di mezzanotte che accorda gli strumenti. La voce di un prete pazzo urla minacce cosmicograme. Perché sono qui stanotte solo e triste a 10 anni dal 2000? Perché sono un soldato e dietro ogni soldato c'è una donna. Ho sempre fatto il mago. Il mio maestro è stato il grande Fernando Biudek, perfezionatore del filo invisibile di Perlon e specialista in sparizioni. Biudek era stato allievo di Alois Casner, che inventò il giardino di fiori e il trucco dell'elefante. Casner imparò da Okito, il mago sordo-muto che inventò il trucco della sfera sospesa per aria. Prima di Okito ci fu Howard Thurston, che inventò il trucco della corda indiana. E prima ancora Houdini, il re dell'evasione. E il famoso Canalag che inventò la parola simsalabim e Harry Keller che inventò il trucco della levitazione. Prima di lui ci fu Samuel Bellachini, prestigiatore di corte dell'imperatore Guglielmo I, e anche un certo signor Wolfgang Goethe, prestigiatore con l'hobby di scrivere, abilissimo nei giochi con la scatola magica. Goethe imparò da Johann Nepomuk Ofsinser, che fu il re della prestidigitazione con le carte, e da Ludwig Döbler, che inventò il trucco del mazzo di fiori. E ancora prima venne Jean-Joseph Pinetti, che si faceva chiamare Professeur de Physique Amusant. E tutti impararono dal fakir indiano Ezba, che a sua volta imparò dal Buddha, che imparò dal primo mago Surupazi Piwei, che era un mago Baol. Non posso svelarvi chi sono stati i miei insegnanti di magia Baol, perché è una magia segreta. Posso però dirvi che sono abbastanza abile nei trucchi di chiaroveggenza, un po' meno in quelli di levitazione. So fare giochi straordinari con le carte, so uscire da una vasca sigillata intendo, so far uscire dal cappello fiori, conigli di Fiandra e foulard di Dior. So fare sparire orologi, ne ho appena rubato uno per pagarmi la consumazione, ma il numero che anni fa mi diede una piccola notorietà era questo.
Facevo sparire una grossa oca, la mettevo sotto un telo scuro e lei spariva. Nessuno capiva come facessi, vi dirò la verità, neanche io. Era l'oca che era brava. In 15 anni di numero non ho mai capito dove andasse, povera Colette, si chiamava così. Spariva e la ritrovavo nella camera dell'albergo che mangiava la sua pannocchia lessa. L'avevo avuta in regalo dal mio maestro, il già citato Fernando Biudek, quello che sparì in un locale di Parigi insieme a una signora del pubblico con cui era chiuso nel baule. Il marito li cerca ancora. Scusate se mi lascio andare alle confidenze adesso che i gerarchetti se ne sono andati e il Fernet mi concilia il revival. Colette era proprio un'amica. Morì di fegato, non male per un'oca. Beveva molto, anche 20 cognac per sera. Se non beveva non riusciva a lavorare. Diventò sempre più gialla e spennacchiata. Non teneva più su il collo, barcollava in scena. Come potevo rimproverarla? Era una vecchia oca vedova. Il marito era morto, sdoppiettato, mentre emigrava in Spagna. Una notte sentì che aveva degli incubi. Faceva un rumore strano, come quattro lavandini diacronici. Uscì dalla sua cesta e capì che voleva andarsene. Salì sul davanzale della finestra, mi lanciò uno sguardo d'addio, poi aprì le ali e si schiantò 10 metri sotto. Era un po' più di un esercizio con il volo. La seppellì in una custodia di chitarra, col bel collo allungato. Riposi in pace, ovunque sia. Dopo vennero tempi duri. Lavorava in un piccolo circo, un elefante, un po' di felini misti e tre numeri di attrazione. Io, il giocoliere cinese e il finto leone. Il giocoliere cinese sapeva tenere in aria 100 piatti, ma essendo molto povero ne aveva solo tre e faceva il numero con quelli. Dentro al leone c'erano due fratelli ungheresi, i Pastor, che non uscivano mai dalla pelle. Una notte entrai nel loro carrozzone per chiedere un'aspirina e scoprii che non erano due fratelli ungheresi, ma un vero leone disoccupato che per trovare lavoro si travestiva da leone finto. Capito che tempi? Dopo il circo sono tornato nel giro dei night per qualche anno, ma l'ambiente è cambiato. I night si sono riempiti di gente nuova, non ci sono più quelle belle carogne di una volta. Quelli di adesso sono dei pericolosi parastatali. Li vedi tirar coca e il giorno dopo eccoli in TV che parlano contro la droga. Li vedi abbracciati ai mafiosi e il giorno dopo sono ai funerali delle vittime della mafia. Chiamano i camerieri, ehi capo, le donne, ehi fata, e dicono al pianista, cos'è sta lagna? È troppo anche per un mago. I maghi non sono moralisti, però sanno dov'è il trucco. La sera che decisi di smettere, lavoravo in un locale che si chiamava My Way. Sapete, la canzone di Sid Vicious, il pianista del My Way è un giamaicano, si chiama Ozzy ed è l'unico pianista sonnambulo che conosca. Lavora di notte da 40 anni, ma non ha mai invertito il bioritmo. La mattina si sveglia alle 7, di notte quando deve lavorare, crepa di sonno. Suona la prima canzone e poi si addormenta e suona in trance. Basta che qualcuno gli sussurri all'orecchio il titolo di un'altra canzone e va avanti. È come un jukebox. Una sera che nessuno gli cambiò disco, suonò Arrivederci Roma 60 volte di fila. C'era un gruppo di giapponesi contentissimi che la cantò tutte le 60 volte. Ma gli altri se ne andarono. Anche quella sera, la mia ultima, Ozzy suonava benissimo, però russava e c'era una banda di palazzinari con siliconate al seguito cui la cosa non andava. Uno di questi, grosso, tre piani, andò vicino a Ozzy e gli sibilò nell'orecchio: Sveglia, stronzo! Ozzy andò in crisi perché non conosceva nessuna canzone con quel titolo e si mise a suonare il giro di Do in caduta libera. Allora il palazzinaro lo svegliò con una caraffata di seltzer. Io presi il palazzinaro e lo infilai dentro la cassa del pianoforte. Usciva solo la testa un po' gialliccia, sembrava una cozza. Scoppiò una rissa che non rimasero intere neanche le olive dei cocktail.
Pagai la mia quota di danni e me ne andai. So cosa pensate. Come ha fatto se quello era così grosso? Semplice. Sono un mago. Non fatemi saltare la mosca al naso.